Benvenuti amici, benvenuti a questo nostro appuntamento settimanale con le stelle e oggi raccontiamo la settimana dall'11 al 17 marzo. Allora, vediamo un attimo come siamo messi in generale. Allora, il sole è negli ultimi 10 gradi dei pesci e quindi lì percorrerà durante questa settimana. La Luna si trova a inizio settimana all'ultimo grado dei pesci. Adesso qui io ho fermato il tempo proprio sulla mezzanotte del 10. Quindi praticamente il lunedì noi ce lo troviamo già con la Luna all'interno dell'Ariete. All'interno dell'Ariete c'è anche Mercurio che comincia il suo percorso e si allontana dal Sole. Questa è una cosa abbastanza importante che riguarda soprattutto i segni di fuoco e avremo di che parlarne. E Venere si trova all'interno del segno dell'acquario agli ultimissimi gradi, poi camminerà all'interno del segno dei pesci. Marte sostanzialmente gli va dietro. E sempre partendo dal segno dell'acquario, pardon, scusate anche la rettifico prima, partendo dal segno dell'acquario, Venere va nei pesci e così anche Marte si allunga verso l'acquario. Il pianeta Giove è saldamente all'interno del toro e si sta avvicinando ad Urano. Sappiamo che ci sarà la congiunzione fra un mese. Il pianeta Saturno va verso il centro dei pesci, il pianeta Nettuno, Urano, prima c'è Urano, certo, è nel toro e piano piano, col suo movimento lento, va verso i gemelli, ma sta per incontrare Giove. Il pianeta Nettuno si trova negli ultimi gradi del segno dei pesci, ma sapete, è molto lento, quindi ancora per vederlo in Ariete ci vorrà tempo. Plutone comincia a progredire all'interno del segno dell'acquario. Allora, cosa importantissima, i pianeti sono tutti quanti ancora in modo retto. Questa cosa, abbastanza importante per quest'anno, finirà tra un po'. Quindi tra un po' cominceremo a rivedere i pianeti in modo retrogrado. Detto ciò, diamo un po' di informazioni generali sempre su questa situazione zodiacale. La Luna farà una progressione su questa parte dell'arco in questi giorni, ve la faccio un attimo vedere, quindi interesserà l'Ariete, interesserà il Toro, fino a che il 17, che è domenica, sarà nell'ultima parte dei gemelli. Noi parliamo molto spesso della Luna perché semplicemente per l'oroscopo settimanale è uno dei riferimenti più importanti. L'altro riferimento questa settimana è sicuramente il viaggio di Mercurio all'interno dell'Ariete, che, sebbene positivo, si distacca molto dal Sole. Quindi i benefici positivi di questo Mercurio saranno quasi esclusivamente benefici di tipo, dico io, teorico, ma saranno a goderne soprattutto i segni di fuoco, quindi l'Ariete, il Leone e il Sagittario. Saranno, come vi dicevo, anche per l'economia generale, perché questo dobbiamo tenerlo da conto, un periodo di promesse. Quindi potrebbe essere il momento buono per tutti di cominciare a ragionare su nuovi modi di guadagnare. Quando Mercurio entra storicamente, annualmente, all'interno del segno del segno dell'Ariete, con ottime possibilità inizia qualche cosa di nuovo. Attenzione, cari amici, a non confondere l'orbita intorno al Sole di Mercurio con quella intorno alla Terra, perché non è assolutamente la stessa. Quindi Mercurio non si separa mai più di tanto dal Sole e quindi sostanzialmente segue il giro, non vi dico nello stesso tempo del Sole, ma quasi. Detto ciò,
Passiamo all'Ariete. Allora, cari amici dell'Ariete, tra un po' arriva il sole, lo sapete bene, cominciate ad odorarlo e questa è una cosa molto molto importante per il segno dell'Ariete. Quando sta per arrivare il sole nel segno dell'Ariete, è come se cominciasse proprio propiziamente un anno. Non a caso l'anno astrologico inizia proprio in Ariete e l'Ariete quindi sarà una settimana in cui comincerete a sentire questa energia. Sentirete la grandissima influenza di Mercurio, che servirà a darvi praticamente nuovissime opportunità e vi preparerà all'ingresso del Sole. Quindi pensate a Mercurio in questo momento come il vostro riferimento, sia in amore che sul lavoro. Vediamo un po' come possiamo sfruttarlo. Allora, Mercurio sicuramente, come vi dicevo, è lontano dal Sole, quindi l'investimento economico sulle cose non è vicino. È una fase di progettazione, progettazione sempre in campo, come dico io, speculativo, quindi è qualcosa dove andrete a guadagnare. Riguarda anche movimenti di persone e denaro, ma come vi dicevo, non saranno soldi che saranno spesi nell'immediato o non saranno soldi che saranno guadagnati nell'immediato. Questa fase è particolarmente importante perché la Luna, anche la Luna, dopo la Luna nuova in Pesci che abbiamo visto, passa al di sopra di Mercurio. Questo porterà sicuramente alcune novità inaspettate, soprattutto in campo affettivo. Quindi, caro amico dell'Ariete, soprattutto se siete single, è una buona settimana perché l'energia sta per arrivare. Io, come sempre, vi consiglio di ragionare con l'energia del Sole sempre quando non è direttamente nel segno. Perché quando l'energia è direttamente nel segno, il segno molte volte si manifesta per quello che è. Quindi si prende tutto il bene, ma si prende anche tutto il male del segno. Quindi questa settimana, amici dell'Ariete che siete single, io dico è fondamentale, primo per fare progetti, secondo anche per fare conquiste, perché con la Luna nel segno, già lunedì, sarete particolarmente belli. Bisogna stare attenti però a una cosa. Sarà una settimana estremamente impegnativa. Gli impegni, quando noi ne parliamo, non parliamo mai di impegni fisici, che possono essere quelli lavorativi, di impegno generale, quindi la vostra vita sarà piena quando di pensieri, quando di impedimenti proprio della vita, quando di scocciature. Qui sarà una settimana bella densa perché molte cose che stanno sotto la cenere, anche non tutte positive, cominceranno a farsi sentire, quindi dovete essere particolarmente organizzati. Normalmente l'Ariete non è organizzato, l'Ariete è qualcuno che abbassa la testa e carica, però questa volta bisognerà stare particolarmente attenti. C'è la possibilità, a cui vi avevo accennato già in quello mensile, del ritorno o dell'inizio, di una storia, a distanza. Come ritorno non intendo un ritorno completo, ma un ritorno di qualcosa che era andato via. Quindi potrebbe essere una persona che magari era occupata all'epoca e che si è liberata adesso. Il mio consiglio Ariete è di passare poi il weekend, dove la Luna non si allontana tanto e quindi sarà ancora in aspetto di sestile, da questa persona. Prima che arrivi il Sole, con la Luna abbastanza favorevole, con i pianeti veloci di Marte e Venere che piano piano passeranno da un aspetto di sestile a un aspetto di emisestile, è sicurissimamente conveniente andare voi a trovare questa persona. Quindi, cari amici dell'Ariete, dovete andare a giocare in trasferta. Peraltro, allontanarvi dalla vostra casa vi farà particolarmente bene, perché sarete molto molto più audaci anche sul piano erotico. Detto ciò, una notina al lavoro, più o meno i consigli sono gli stessi, quindi esplorate tantissimo e come vi dicevo arriveranno, se non la parte economica del lavoro, arriverà sicuramente quella lì creativa. È un buon momento per tentare anche sul lavoro la fortuna, quindi per sondare il terreno su come la pensano all'interno del vostro lavoro, su di voi, è il momento di lanciare qualche cosa delle vostre, ovvero qualche idea che è molto remunerativa, ma che ai vostri colleghi appare bislacca. Quindi mi raccomando,
ragionate in questa maniera. Toro. Allora, cari amici del Toro, i pianeti per te fondamentali, veloci, di Marte e Venere, sono ancora all'interno dell'acquario, che come ben sapete non è proprio il segno migliore per contenere pianeti, perché di fatto fanno aspetti di quadratura, però stanno per uscire. Se avete un fidanzato, fidanzata, un marito e siete del Toro, molto probabilmente, grazie a Giove ed Urano, state comunque passando dei bei momenti, perché il vostro partner vi accudisce, vi capisce ed evita che vi infiliate in questioni estremamente spinose. Potrebbe essere una settimana molto litigiosa, questo sì, perché comunque Marte in acquario dà molto fastidio al Toro, veramente tanto, ma il passaggio di Mercurio dai pesci in funzione di sestile all'ariete in emisestile porterà sicuramente una riduzione delle preoccupazioni. Quindi sì, è vero che qualche ostacolo di natura conflittuale all'interno, per esempio, del posto di lavoro potrebbe esserci, però comincia a perdere di importanza. E mentre Mercurio trotterella verso di voi, ci metterà un po' per arrivare comunque, quindi, ma mentre Mercurio trotterella verso di voi, questi problemi perderanno sempre più terreno. Pensate sempre che molto probabilmente per gli influssi di Marte e Venere avete anche ingigantito un problema economico. Questo problema economico adesso piano piano si consumerà. Il Sole passerà sopra Nettuno e questo per voi è importante. Per alcuni di voi potrebbe succedere, come dico io, un piccolo miracolo, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Quindi potreste, qualcosa che aspettate da tempo potrebbe liberarsi. Passiamo all'amore, perché tanto so che mi seguite soltanto per l'amore. Se siete single e siete del Toro, molto probabilmente sta finendo piano piano la vostra agonia. Ci sono state un sacco di cose nelle settimane passate che non avete capito, soprattutto non avete capito perché molte persone si comportavano in una certa maniera. In realtà, le persone si comportano esattamente come si dovrebbero comportare. È il Toro che ha un'idea dell'amore estremamente romantica. Quindi, quando succede qualcosa che il Toro non capisce, tende a cercare il perché anche in maniera ossessiva. È convinto sostanzialmente che il fondo del mondo sia una verità, e questo qui sapete bene, amici miei, che non è per niente vero. Quindi, cari amici del Toro, state particolarmente attenti proprio a non cadere in questa trappola. Se una persona non vi vuole, non è perché è strana questa persona, è perché non vi vuole. Se una persona non risponde ai vostri messaggi, se non risponde ai messaggi anche corporei che gli mandate, è perché non vuole. Quindi, amici del Toro, ci sono delle storie che probabilmente hanno preso questo indirizzo, l'hanno preso soprattutto durante il mese di gennaio e dovete cancellarle abbondantemente. Quindi risciacquatevi con acqua e rigettatevi in quello che è il vero mondo dell'amore. Quindi vi consiglio questa settimana di fare questo, anche perché il Sole non è tanto lontano dal vostro segno. E quando il Sole entra nel segno del Toro, si vivono le migliori storie d'amore. A differenza dei segni di fuoco, come abbiamo detto prima, anche in campo sentimentale, il passaggio del Sole al di sopra di Nettuno potrebbe essere interessante, nel senso che potrebbe ridare nuovissima vita a quella che è la vita familiare o comunque l'idea di casa all'interno di una coppia. È possibile che il vostro partner cominci a trovare alcune cose scomode. E quando questo avviene, voi potete sfruttare una delle migliori qualità che avete, che è quella di rinnovatori. Cioè il Toro è bravissimo a mettere in campo idee per poter riaggiustare la casa oppure riaggiustare quelle piccole ferite di tipo familiare che possono emergere. Questa cosa qui, visto la posizione di Mercurio, vale anche sul lavoro. Tra un po' Venere e Marte passano nei pesci, quindi state tranquilli. Ci
cercate di essere brillanti, tenete botta quando potete, non date adito a pettegolezzi. Gemelli. Allora, amici dei gemelli, i pianeti veloci di Venere e Marte stanno per trotterellare al di fuori del segno dell'acquario. Questo vuol dire soltanto una cosa, che se ne vanno nel segno dei pesci. E non è una cosa buona per voi, perché iniziano a fare seri aspetti di quadratura. Sappiatelo. Questo che vuol dire? Allora, innanzitutto, una cosa dovete abbandonare per un po' quella che è l'idea di innovazione a tutti i costi, in tutti i campi. Qualcuno potrebbe dire, quando i pianeti veloci se ne vanno dall'acquario, per il segno dei gemelli vuol dire che è il momento, che la tecnologia, l'avanguardia, l'ispirazione lo hanno praticamente intossicato. Cioè avete fatto il pieno di idee, di anche sentimentali, avete fatto il pieno di speranze, avete consolidato alcune certezze, ora queste potrebbero essere messe in discussione tutte quante di colpo. Qual è il mio consiglio per ovviare a questo sistema? Staccarsi da tutto quello che è immateriale. Se siete dipendenti dalle cose immateriali, quali internet, Facebook, Instagram e tutte queste cose, è il momento ottimo, amici dei gemelli, per per fare una bella cura di realtà, perché probabilmente questo passaggio all'interno dell'acquario, sia nel mondo del lavoro sia nel mondo sentimentale, vi ha un po' staccato dalle cose che poi sono reali e invece dovete rimetterle a posto. Questa è una settimana ottima per rimetterle a posto, perché Mercurio, che è un pianeta importantissimo per i gemelli e non soltanto perché ne ha parte del governo, è entrato nel segno dell'Ariete, uscendo da quello che era un aspetto di quadratura all'interno dei pesci, dove però c'è ancora il Sole. Quindi vuol dire che tra le idee e l'azione c'è ancora un bel gap, e si tratta di cose estremamente pratiche, perché Mercurio sta ancora davanti al Sole. Quindi il mio consiglio è di entrare in una sorta di stato rilassato e di cominciare a lavorare molto su voi stessi. Ora, sapete un po' la storiella del 68, dei ribelli dello spirito, degli maestri di yoga? Ecco, dovete sembrare, amici dei gemelli, per essere fascinosi, un po' così. Cioè, sfruttate questo momento in cui la tecnologia si deve allontanare da voi per mostrarvi quanto più reali possibili e quanti più interessati agli aspetti della vita che riguardano la tranquillità, che riguardano la solidità, che riguardano magari anche il mangiare, il bere, lo stare bene, l'osservare cose belle, lo stare a contatto con la natura. Se non vi piace va bene lo stesso, perché è una tattica ottima. Quindi, cari amici single dei gemelli, vi dovete presentare in questa maniera, come un essere di questo tipo. Un essere completamente libero, che non è schiavo delle convenzioni del lavoro, se ne frega di tutto, lavora soltanto per portare quel po' di soldi a casa, ma tanto lui mangia poco, non gli serve tanto, e quindi potrete colpire alla grande in questo modo. Naturalmente, amici dei gemelli, dovete andare a bussare a delle porte dove sapete che in questo modo si entra facilmente, quindi a delle persone che sono particolarmente sensibili a questi temi, e da questo punto di vista avrete la strada spianata in campo sentimentale. Nel lavoro dovete usare la stessa tattica, nel senso che dovete sembrare praticamente impermeabili a tutto quello che succede. Cioè, il vostro leitmotiv questa settimana è fare bene quello che state facendo senza esagerare nemmeno un po'. Avete a cuore il futuro della vostra ditta, della vostra partita IVA individuale, però va bene anche così, quello che guadagnate va bene, e così riuscirete a nascondere molto bene la vostra ambizione, che invece uscirà prepotentemente proprio nelle settimane che verranno. Quindi cercate di tenere molto 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 a bada
la vostra ambizione, perché se si vede che è presente qualche problema, sia in campo sentimentale che in campo lavorativo, potreste averlo. Cancro. Allora, il Mercurio lascia l'amico segno dei Pesci e se ne va verso l'Ariete. Ora ragazzi, se vi dicono che questa è una cosa positiva, probabilmente vi stanno prendendo semplicemente in giro e siamo ancora una volta davanti all'oroscopo buonista. No, quando Mercurio si fa un viaggetto all'interno dell'Ariete, per il Cancro a livello lavorativo sono sempre dolori, sono sempre dolori. Stanno però per arrivare sia Venere che Marte. Venere e Marte avevano causato al Cancro un pochino di problemi, perché quando i pianeti veloci sono nell'acquario, il Cancro, che comunque è un segno estremamente focoso per certi versi, soprattutto dal punto di vista sessuale, si trova a ragionare un pochino con persone che invece non hanno la stessa indole, e quindi molte delle cose, molte delle questioni sul terreno sentimentale sono rimaste insolute. Voi avete provato a forzarle, ma probabilmente sono andate e sono andate perdute. Questo per esempio vale se la persona che stavate cercando di conquistare era per esempio di un segno di fuoco, quindi Sagittario, Ariete o Leone. Questa settimana io vi consiglio ancora una volta di concentrarvi sui segni di terra, perché i segni di terra, nonostante non siano i segni migliori per accompagnare l'acqua, anzi sono opposti per molti versi, sono sicuramente i segni migliori per consolarvi e per darvi delle certezze. Cioè i segni di terra, proprio per il fatto che sono molto terricoli, così diciamo, pensano molto alla parte erotica dell'amore, alla parte carnale dell'amore, per cui in questo momento in cui avete bisogno di certezze, consolarvi tra le braccia di un segno di terra o che ha importanti aspetti in un segno di terra o che ha la firma astrologica in un segno di terra è importantissimo, quindi mi raccomando. Il transito, come dicevo, di Mercurio in un altro segno cardinale, che è appunto l'Ariete, fa aspetti di quadratura. La Luna inizierà con la quadratura, quindi lunedì mattina, sapete quei lunedì mattina che proprio sono proprio brutti, che sono peggio del lunedì mattina di prima? Ecco, molto probabilmente è uno di quei lunedì. Il Sole vi darà l'energia per rispondere, ma cercate di non arrabbiarvi, perché quando il Sole arriva agli ultimi gradi di un segno amico, normalmente diventa un Sole, che siccome se si sta per andare, violento, soprattutto per il Cancro. Quindi attenzione alla fine di questa settimana e anche all'inizio della prossima, perché solo agli ultimi gradi rompe proprio le scatole abbastanza. Come per altri, anche per voi in Trigono, peraltro, il caro Sole passerà sopra il pianeta Nettuno, ci si avvicina moltissimo, e questo potrebbe rappresentare un grande cambiamento. Nel vostro caso, se dovesse essere sentimentale, parimenti all'entrata di Venere all'interno dei Gemelli, se dovesse essere di questo tipo, potrebbe essere, come per altri, un grande ritorno. Ma il ritorno potrebbe essere, io dico, di due tipi, nel senso che potrebbe essere anche un ritorno di qualche sentimento forte che avevate, non lo so, faccio un esempio, eravate dei ballerini provetti, avete dovuto smettere, ora avete questo ritorno di passione, però è qualche cosa legata alla vostra al vostro essere, al vostro muovere, al vostro vivere, quindi può riguardare sia l'amore che magari gli hobby più allargati, lo sport, eccetera, eccetera, eccetera. Anche nel campo lavorativo questa cosa potrebbe essere abbastanza interessante, nel senso che essendo in segno d'acqua ed essendo Nettuno, non saremo davanti a un grande sconvolgimento per il segno del Cancro, però magari può arrivare qualche avvisaglia che per esempio sul vostro posto di lavoro stanno aprendo qualche nuovo settore. Ecco, se questo dovesse succedere, quando la Luna trotterella un po' e se ne va nel Toro, cercate di acchiappare l'occasione, quindi non lunedì e martedì. Lunedì e martedì le promesse che arrivano dal mondo del lavoro sono quasi tutte truffe o sono cose velate per farvi fare più lavoro di quanto ne dovreste fare. Concentratevi invece sulla parte sui giorni successivi,
dove se vedete qualche nuovo spiraglio vi ci potrete tranquillamente tuffare e vedrete che usciranno cose veramente buone. Leone. Allora, caro Leone, l'acquario, come ben sai, è opposto a te e contiene ancora quel maledetto Marte, che è stato veramente brutto, opposto in questa maniera, e ancora Venere. Quindi, senza fare l'oroscopo buonista, guardiamo le cose esattamente come stanno. Nel segno dei pesci, non tanto nemico, iniziano a muoversi le cose verso l'Ariete. La Luna parte già in Ariete, come ben sapete è un segno di fuoco. Mercurio, per il momento in ottimo aspetto, si farà questa passeggiata all'interno del segno dell'Ariete. Ora, come ho già raccontato, ora che questa cosa qui, tutte queste migrazioni vanno verso il segno dei pesci dall'acquario, quindi sia Marte che Venere, è il momento di aprire le finestre. Siete stati parecchio in penombra, siete stati parecchio senza aprire le serrande completamente. È il momento di iniziare a farlo, perché bisogna buttare fuori da casa un sacco di roba. E io per la casa intendo anche la vostra casa sentimentale. Quindi vi ricordate quelle rotture di cui avevamo parlato nell'oroscopo dell'anno, se non andatevelo a vedere, che dovranno necessariamente esserci? Ecco, caro amico del Leone, fai che tutto questo avvenga prima che il sole se ne va in Ariete. Quindi questa settimana, per le rotture, per mandare a quel paese la gente, ve lo dico con molta molta cosa, con molta nonchalance, è un ottimo momento per mandare a quel paese la gente, per sfasciare cose che non vanno più, perché quando arriva il sole in Ariete voi ridiventate molto belli, e poi staccare le persone nuovamente da voi è difficilissimo, perché il Leone c'ha un brutto difetto: quando le persone tornano o quando le persone si pentono, tende a perdonarle subito. Perché? Perché riconoscono la sua superiorità. Quindi quando il Leone si sente riconosciuto nella sua superiorità, è contentissimo, e quindi ci ricasca. Prima che questo avvenga, cioè che il sole si faccia un bel giretto in Ariete, e questo, come ben sapete, avverrà dal 21 in poi, quindi prima che il sole si faccia un bel giretto in Ariete, mandate a quel paese quanta più gente possibile che sta sulla vostra strada con cose cotte, stracotte, ormai finite. Relazioni sentimentali e, credete a me, anche il lavoro. Perché il lavoro in questi mesi per il Leone è stato un po' una trappola. Ora è il momento di liberarsi. Innanzitutto, se avete un reddito fisso, cominciate a pensare seriamente, prima che Mercurio vada retrogrado, a un'attività da affiancare alla vostra attività principale. Dovete farlo in maniera concreta, perché questi soldi più avanti, amici del Leone, vi serviranno, e come. Quindi cercate in maniera concreta di sviluppare una alternativa alla vostra retribuzione fissa. Mandate curriculum da tutte le parti, soprattutto se lavorate in campo artistico, perché in questo momento sono fondamentali. Se siete dei single e non temete i ritorni, buttatevi con una persona che è molto molto lontana da ciò che siete. Quindi fate un attimo la vostra analisi e trovate una persona, non vi dico opposta, perché è impossibile stare con gli opposti, e questo è veramente impossibile, però una persona che ha degli interessi molto lontani da voi, perché il Leone ha questa grande capacità. Il Leone, sapete quando cresce? Cresce quando incontra persone che hanno interessi diversi dai suoi, perché si appassiona anche lui, comincia a vivere quegli interessi e trova nuova linfa per andare avanti, senza dimenticare i suoi, Quindi sfruttate questa forza importante del Leone, che questa settimana si configura in maniera particolare. Quindi non cercate fra i vostri simili, Se dovete andare a caccia sentimentalmente, andate a cercare in persone che vi sembrano lontane per gusti, che vi sembrano lontane, e vi dico una cosa, anche per estetica, perché il Leone è uno dei quei segni a cui non serve essere bello, perché ha tante qualità, tra i quali, nel momento, come dico io, della riproduzione, anche una gentilezza
che è molto bella e che è migliore di quasi tutto il resto dello zodiaco. Quindi, amici del leone, ragionate in questa maniera. Vergine, allora, cari amici della Vergine, nel segno opposto dei pesci, qui, si stanno consumando le ultime energie, però stanno per arrivare all'opposizione. Venere e Marte, è un buon periodo? No, assolutamente no. Questo cosa vuol dire? Che con l'uscita di questi pianeti dall'acquario, l'abbiamo detto anche per il segno dei gemelli, moltissime fantasie, moltissime elucubrazioni mentali, moltissimi lavori mentali della Vergine finiranno miseramente. Quindi questo periodo di transito di Venere e Marte è un periodo completo di disillusione. È il momento in cui probabilmente con il passaggio del Sole sopra Nettuno perderete definitivamente una persona dal vostro raggio di amicizie, di amore. Non vi spaventate, non parlo di lutti, non parlo mai di lutti perché quelli sono una cosa personale. Però, cari amici della Vergine, con l'entrata di questi pianeti all'interno dei pesci e il passaggio del Sole sopra Nettuno, mentre Mercurio e la Luna se ne stanno andando, uno dei delle avvisaglie maggiori è proprio questa. Qual è il mio consiglio allora? Visto che siamo davanti a qualche cosa che è stata talmente tanto consumata dal tempo, che è diventata soltanto la chimera di quello che era all'origine, è proprio il momento spiritualmente di riprendersi. Questo vale anche per il lavoro, cioè se avevate un'illusione di carriera, ora è il momento, amici della Vergine, di aprire ben gli occhi perché questa cosa non solo è andata via un sacco di tempo fa, ma non ve ne siete accorti. Quindi chi è che per esempio aveva relazioni a distanza, chi aveva relazioni con persone sposate, e chi aveva relazioni impossibili, beh, probabilmente questa settimana vi metterà in un mood tale da spegnere definitivamente questa fiamma. E credete a me, male non è, perché comunque l'uscita di Mercurio dal segno dei pesci vi porterà nuove idee, nuove possibilità e anche nuovi spostamenti. Quindi quella sedentarietà anche d'animo che avete acquisito, molto probabilmente salterà per aria. Togliete tutto quello, dovete fare un po' un reset, dovete togliere tutto quello che al momento, amici miei, non vi sembra realizzabile. Certo, è una cosa un po' complessa, però dovete togliere tutto quello che al momento non vi sembra realizzabile. Avete bisogno di cose concrete, amici della Vergine, ma arrivano, eh? Arrivano perché fra un po' il sole lascia i pesci. E poi in opposizione avviene il passaggio di Venere su Saturno, il passaggio di Marte su Saturno. Marte quest'anno è estremamente importante per voi, amici della Vergine, soprattutto se siete nati nei primi giorni di settembre, sì, nei primi giorni di settembre, sto pensando un attimo alla Luna. La Luna passerà alla metà della settimana al centro del Toro, passerà su Giove, passerà su Urano. E vi aiuterà in tutto quello di cui vi ho parlato. Io molte volte ometto di citare questi pianeti, che sono comunque adesso in aspetto di sestili con i pianeti che sono in pesci, e che quindi quest'anno questo passaggio del Sole all'opposizione tanto male non vi ha fatto. Perfetto. Ricordate, amici della Vergine single o tornati single per la cosa di cui vi raccontavo, che comunque Lilith è nel vostro cielo e si oppone al Sole. Quando Lilith si oppone al Sole, e adesso, come vi dicevo, il Sole passa anche su Nettuno, per voi potrebbe essere un momento veramente interessante. Parlo soprattutto dei più giovani. Molti della Vergine, probabilmente, soprattutto chi ha meno di 30 anni, magari ha un gusto relativo al mondo del sesso, o comunque al mondo dell'istinto, un po' non, sì, diciamo così, banale. Ok, questo è un momento, amici della Vergine, per risvegliare un istinto più avanzato. Ok, questo voglio dire,
essere un po' più voi stessi nelle voglie che cercate, nel piacere che cercate, nella soddisfazione che cercate. Questo può valere anche nel mangiare, eh? Non... però sappiate che questo passaggio del Sole sopra Nettuno, in opposizione chiaramente all'Ilit che avete all'interno del segno, potrà significare proprio questo. Bilancia. Allora, amici della Bilancia, stanno trotterellando fuori dai segni d'aria, dal segno dell'acquario, il Marte e Venere, i pesci che ci danno fastidio fino a un certo punto sono ancora forniti del Sole, e c'è questo passaggio fra Sole e Nettuno di cui abbiamo parlato tanto negli altri segni. Mercurio però se ne sta andando nel segno della Vergine. Ora, quando Mercurio va nel segno della Vergine, a casa Bilancia scatta il panico. È il momento in cui si comincia ad essere a corto di fondi. Oh, non è che la Bilancia finisce i soldi da un momento all'altro, ma la Bilancia pensa di aver finito i soldi da un momento all'altro. A inizio settimana, con la Luna in Ariete, vi sembrerà di aver perso un lavoro, ma in realtà non è vero. Quindi ponderate bene, prima di dire addio a dei lavori, ponderate bene quello che state facendo dal punto di vista lavorativo, perché ci sono un sacco di cose che possono restare tranquillamente in piedi con un po' di accortezza. Se siete in ritardo con la consegna di un lavoro, proponete magari di abbassare un po' il compenso, cioè non vi impuntate, perché molto probabilmente la voglia di lavorare questa settimana vi passerà completamente, anche perché non vedrete risvolti pratici nel vostro lavoro. Questo perché il Sole è ancora molto lontano si è allontanato, pardon, da Mercurio, e si allontanerà ancora. Cioè Mercurio in questo momento è più veloce del Sole. L'uscita dei nostri bei pianeti dal segno dell'acquario porterà sicuramente qualche piccolo scompenso. Questo perché con l'entrata di Venere all'interno dei pesci, vedete, sto andando avanti un po' di giorni, e Marte che invece rimane all'interno dell'acquario, è probabile che, e questa è una cosa abbastanza interessante, è probabile che qualche illusione d'amore, di qualche relazione molto fresca che avevate, finirà. Ma finirà per motivi squisitamente pratici e non passionali. Questo perché Marte, che si è distanziato un po' da Venere, è rimasto, rispetto alla posizione iniziale, all'interno dell'acquario. Quindi i problemi che potreste avere, per cui queste relazioni iniziate da poco si possono sfasciare, è proprio per il fatto che Venere è entrata all'interno del segno dei pesci. Come dobbiamo combatterla? Mettendo concretezza non passionale. Cioè non sperate di tenere in piedi la relazione con il sesso, con la passione, con l'istinto, con fare tante cose. Non funzionerà. Dovete metterla sul piano mentale. Se la persona in questione vi presenterà il ben servito, voi dovete cercare di girarla, se è una persona a cui tenete, di girare la cosa sul piano puramente pratico. Ok? Quindi se vedete che questa persona si sta un po' allontanando, questa storia si sta sfilacciando, innanzitutto cercate di essere quanto più presenti possibili e di facilitargli la vita. Uno dei problemi della Bilancia rispetto alle relazioni è che molte volte chiede così tante attenzioni che rende la vita alle persone molto più difficile di quella che in realtà vivono. Questa volta, cari amici della Bilancia, dovete fare l'esatto contrario, cioè dovete mettervi voi dall'altra parte e semplificare la vita a queste persone. Quindi mi raccomando, cercate di semplificare la vita, non accadrà assolutamente nulla. Sul lavoro, questa passeggiata di Mercurio non fa certamente bene, e questo dovete saperlo. Potrebbero arrivare spostamenti, qualcuno di voi potrebbe essere trasferito in posizioni lavorative che non gli piacciono. Lunedì e martedì sono giornate abbastanza nervose, cercate di essere tranquilli sul lavoro, perché ogni vostra ingerenza questa settimana sarà punita. Il Sole passa annualmente sopra Nettuno e gli sconvolgimenti che potrete avere, siete tra i pianeti meno interessati da questo aspetto, tra i segni meno interessati da questo aspetto, però qualche grosso scossone potrebbe darlo, e potrebbe darlo, questo scossone, soprattutto alla vostra vita familiare.
E può essere uno scossone veramente in bene o uno scossone veramente in male, cioè siamo in quella zona grigia dell'astrologia che ci dice aspettatevi qualcosa, ma non sappiamo di che natura. Voi però premunitevi e se vedete che qualche cosa scricchiola o che qualche cosa decolla, dategli una spinta oppure andate a comprare la calce per chiudere il buco. Scorpione. Allora, cari amici dello Scorpione, i pianeti dal segno dei pesci se ne stanno andando, piano piano migreranno, Sole e Mercurio migreranno nel segno dell'Ariete. È una cosa sicuramente che vi toglierà energia, lo Scorpione è estremamente soggetto al Sole, quindi sappiate questa cosa. Quindi quando è il Sole in pesci, in cancro o nello Scorpione stesso diventa estremamente ottimista. Quando se ne sta per andare diventa estremamente pessimista. Lo scorpione ha sempre paura che succeda una cosa dalla mattina alla sera che gli rovini completamente la carriera. Oppure, magari, di scoprire dalla mattina alla sera che c'ha le corna. Quindi attenzione a queste cose. Queste cose molte volte per lo scorpione sono immotivate. Questa settimana, con Venere che se ne va dall'altra parte, nel segno dei pesci, questa sensazione dovrebbe un pochino saltare, nel senso che nella vostra relazione, appena iniziata o anche di lunga durata, comincerete a vedere delle cose interessanti di solidità. Magari che quella persona che frequentate comincia ad andarsene malvolentieri la mattina da casa vostra, dopo la notte d'amore. Cominciate a vedere che vi fa qualche regalino, un po' più per la casa, un po' meno per voi stessi. Bene. Il problema è che Marte, che sta qui, foriero di preoccupazioni, soprattutto amorose, sul piano della passione, vi metterà il tarlo, come fa da un mese a questa parte, sulla fedeltà e sulla passionalità del vostro partner. Molti amici dello Scorpione, soprattutto i maschietti dello Scorpione, più votati alla carnalità, potrebbero avere qualche problema questa settimana con questa separazione fra l'amore, diciamo, coniugale, l'amore dei sensi e quello fisico. Non vi frustrate assolutamente, non vi frustrate assolutamente. Peraltro, sempre nel campo sentimentale, potrebbe succedere che alla vostra passionalità ci sia una brutta risposta, amici dello Scorpione. Cioè una risposta fredda, ma non arrabbiatevi con il partner. Perché quando i partner hanno risposte fredde per lo scorpione comincia ad avere dei dubbi e si arrabbia. Questo, amici dello scorpione, naturalmente varrà anche in ambito lavorativo. Quindi se ricevete delle risposte fredde alle vostre proposte, non vi arrabbiate perché non ce n'è motivo. È semplicemente un vostro stato di, è un vostro stato personale. Con il passaggio all'interno dell'Ariete di Mercurio, l'Ariete di solito, come vi dicevo, in Ariete tutto inizia e quindi è tutto primordiale, e come nei primordi è tutto caos. Quindi probabilmente a livello finanziario, con i contratti e queste cose, questa settimana, amici dello Scorpione, non ci capirete assolutamente niente. Penso che soltanto il Capricorno ci capirà meno di voi. Però non ci capirete assolutamente niente, quindi cercate di stare molto con i piedi per terra, ponderare benissimo ogni situazione, ponderare, scusate, ancora meglio ogni situazione finanziaria, perché ci sono tutta quanta una serie di trappole che potrebbero scattare nel momento in cui il Sole dovesse passare nel segno dell'Ariete, che come sapete non è opposto a voi perché è opposto il Toro. Ma ha aspetti di quinconce che nemmeno sono buoni. Vi salveranno naturalmente Venere e Marte che saranno con voi con posizione di trigono e poi sia dell'uno che dell'altro nelle prossime settimane perché Marte vi ricordo che resta in acquario, quindi vi salveranno questi pianeti e vi salveranno ancora per parecchio. Quindi sarà un momento in cui il lavoro dovete tenerlo un po' dovete tenerci un occhio particolare per evitare di farvi fregare. Ma non vi dovete scoraggiare per quello che succede. È un periodo di scarica, passerà, però dovete tenere duro perché ci saranno momenti anche peggiori di questo. Però lo zodiaco alla fine
intorno a maggio vi premierà per aver saputo condurre bene questi mesi. Se avete dei lavori da fare, della progettazione di lavori da fare, mettetevi calmi, punto per punto portateli avanti. Ogni mattina alzatevi sapendo che dovete terminare quel punto e basta, va bene così. Non esagerate, poi questo a maggio vedrete il compimento di questi vostri sforzi. Sagittario, oh, amici del Sagittario, i pianeti se ne cominciano ad andare dal nemico, perché così, segno dei pesci. Peccato che ci stanno per andare a fare un giretto Venere e Marte. Ok, e Mercurio però, insieme alla Luna, i primi giorni della settimana, vi darà una grossa mano a riteorizzare le priorità. Sarà una settimana importante in cui dovete riscrivere un po' quello che vi interessa veramente. Per esempio, amici del Sagittario, l'interesse di una persona per voi potrebbe cominciare a divenire molto manifesto e voi vi renderete conto che molto probabilmente a questa persona non avete dato tutte le opportunità che questa persona offriva. Quindi, visto che gli impegni del cuore non saranno troppi e soprattutto questa persona per voi ancora non cercherà il contatto fisico, io direi dategli spago. Nel senso che se avete una persona che vi interessa, usciteci tranquillamente, perché seppur attrattivi come sempre, difficilmente le cose potrebbero finire male e potrebbe tutto finire in un'unica nottata di sesso per poi fare in modo che queste persone spariscano. È un momento in cui questo è difficile che accada, quindi io direi uscite con questa persona, iniziate a dialogarci, vedete se trovate appoggi sui piani concreti dell'amore, mentre invece il piano fisico trascuratelo completamente. Trascuratelo completamente, perché poi diventerà molto importante dopo. Quindi se voi avete un piano fisico eccezionale, nel senso che siete capaci con la sola vostra fisicità di tenervi una persona, non avete problemi, dice il Sagittario. Ma se invece le persone piacete alle persone non soltanto per come siete fisicamente, più avanti potreste avere dei problemi. Ma se voi la vostra fisicità non l'avete messa davanti, la potrete scaricare tutta dopo e salvarvi dal brutto periodo in cui Marte transiterà all'interno del segno dei pesci. Come vedete, amici del Sagittario, l'astrologia è tattica. Quindi bisogna ragionare in questa maniera. Qualcuno direbbe anche che strategia, ma secondo me no. L'astrologia in questo caso è veramente tattica. E ci sarà il famoso passaggio del Sole sopra Nettuno e per voi è in quadratura. Vale un pochino quello che ho detto per la Vergine da questo punto di vista. Potrebbe essere il momento di una grandissima rottura e qualcosa che vi portate in giro da tempo e potrebbe naufragare definitivamente. Per esempio, la relazione, e lo ripeto questo qui, con una persona che è già impegnata. Se avete più di 50, diciamo 45 anni, sì, perché dobbiamo tornare a quel periodo lì, questo potrebbe essere ancora più evidente. Come abbiamo già detto, è anche un momento in cui con il transito di Mercurio avrete molta voglia di fare cose belle e nuove, non ve le nascondete perché è una cosa di cui avete estremamente bisogno. Avete bisogno di novità, avete bisogno di applicarvi a nuovi campi, avete bisogno di sentirvi vivi. Quindi uscite, state all'aria aperta. Questo Mercurio sfruttatelo quanto più possibile. Sfruttatelo quanto più possibile, perché la malinconia, con tutto quello che sta per avvenire nel segno dei pesci, sarà sempre dietro l'angolo. Se riuscite a combatterla, avete fatto già un ottimo passo verso la riconquista di voi stessi, che non tarderà ad arrivare quando il sole varcherà il segno della primavera e si getterà nel segno dell'ariete, per poi passare al più ben remunerativo toro fra un pochino di tempo. Detto ciò, sul lavoro, mi raccomando, amici del Sagittario, cercate anche voi di tenere botta, ma con il rinnovato entusiasmo di Mercurio, non
teorizzate cose troppo dispendiose, perché altrimenti rischiate di perderci davvero i soldi, perché la parte di progettualità è molto lontana dalla parte realizzativa, perché il Sole rimane in pesci, che è in quadratura, Mercurio si allunga, più Mercurio e Sole si allungano, più vuol dire che alle idee buone arrivano pochi soldi. Quindi mi raccomando, amici del Sagittario, evitate di teorizzare cose che sono troppo costose o irraggiungibili. Amici del Capricorno, allora, cari amici del Capricorno, è un buon momento? No, perché Mercurio è il primo pianeta che si comincia a mettere dopo un po' di tempo in posizione rompiscatole. La posizione rompiscatole è chiaramente l'Ariete. Lunedì e martedì saranno giorni particolarmente nervosi, quindi attenzione perché la Luna sarà in quadratura, attenzione, poi si getterà nel Toro e va benissimo, però lunedì e martedì dovete stare particolarmente attenti perché sono giorni estremamente nervosi. Anche per noi del Capricorno è il momento di cominciare a vedere quali sono le priorità della vita. È vero che Venere se ne va dall'acquario ed entra in pesci, e Marte lo segue, in pesci, amici miei del Capricorno, c'è Saturno. Saturno, sapete bene, è il centro del Capricorno, è il tempo, porterà delle novità sicuramente interessanti quando incrocerà quei due astri veloci. E lo farà anche in aspetto di sestile e non di emisestile come adesso. Quindi, caro Capricorno, le tue vicende sentimentali, le tue pulsioni, io lo so, Capricorno, che voi da un po' di tempo, sono un po' di giorni, che state sentendo delle pulsioni sessuali, ma anche di compagnia o comunque di relazioni personali molto forti, cioè volete stare con le persone, volete incontrare persone nuove, volete avere esperienze nuove e so anche, amici del Capricorno, che soffocare queste cose è difficilissimo perché il Capricorno, soprattutto da quando quella Lilith si è piantata in Vergine, amici miei, si sveglia eccitato e va a dormire eccitato. Ora che Venere e Marte si andranno ad infilare all'interno del segno dei pesci, le cose peggioreranno pure o miglioreranno perché magari Capricorno diventa molto bello quando Venere transita all'interno del segno dei pesci. Se avete una persona che volete conquistare del segno dei pesci, o che ha aspetti dei pesci, o che ha come firma zodiacale i pesci, buttatevici ora. Sapete perché? Perché anche per voi vale la regoletta di cui abbiamo parlato prima. La fisicità, che è in aspetto di semisestile con Marte, eccetera, eccetera, verrà dopo. Quindi non c'è bisogno di mettere in campo la passione capricornina, quella forte. Ma potete mettere in campo prima tutto il resto. La cosa più importante che dovete far vedere, cari amici del Capricorno, che siete single, dovete far vedere che siete belli robusti, cioè persone su cui si può contare. Probabilmente sarà una settimana in cui dovrete consolare altre persone, ricordatemi, soprattutto se sono persone di altri segni di terra, siete sposati, fidanzati con un Toro e con una Vergine, dovrebbe essere importante avere questa funzione consolatoria. Aprite bene le braccia, fate dei begli abbracci, fate dei bei baci lunghi, fate vedere che ci siete, fate vedere che c'è la presenza, nel senso di essere presenti, non quella cosa che si esprime in dialetto napoletano, pure quella, ma quella arriverà, non è il momento di metterla davanti. E detto ciò, il lavoro è un momento in cui potrebbe entrare in una specie di loop non bellissimo, dovete fare routine. Non provate in questi primi giorni che Mercurio è in Ariete a sottoporre ai vostri datori di lavoro o ai vostri ispiratori cose troppo complesse. Questo è un momento in cui il Capricorno ha in mente migliaia di idee, perché questo è un anno di idee, amici del Capricorno. Quindi evitate di dare problemi su questa cosa. Di avere problemi su questo, non proponete cose troppo complesse. Mi sono incartato perché stavo parlando del Sole che passa sopra Nettuno, anche per voi del Capricorno, come abbiamo detto per la Vergine, molto probabilmente qualche cosa del passato
anche lontano, una relazione con una persona sposata, qualcosa che ormai è rimasto solo nel pensiero, probabilmente si disintegrerà, quanto è difficile da dire, completamente. Quindi andrà a disintegrarsi completamente e vi lascerà molto probabilmente un bel po' di amaro in bocca, ma un senso di libertà, amici miei, che difficilmente si prova all'interno dello zodiaco. Quindi usate bene questo passaggio di Nettuno e del Sole al di sopra di Nettuno. Acquario. Allora, cari amici dell'Acquario, il Sole sta andando verso l'Ariete, quindi passerà a sestile, quindi l'energia arriva. Mercurio c'è già andato, la Luna c'è lunedì e martedì e questo va benissimo. Attenzione ai giorni centrali della settimana, perché la Luna in Toro e l'Acquario e il Toro si possono vedere veramente poco, o meglio, quando di solito le cose girano bene per l'Acquario, girano male per il Toro. Quindi le coppie Acquario-Toro sono tra le più belle, diciamo, da vedere, perché sono un po' come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, no? Che litigavano sempre all'interno delle trasmissioni televisive. Ecco, queste sono un po' le coppie Acquario-Toro, non a caso i miei genitori sono proprio assortiti in questa maniera. E Venere se ne sta andando e anche Marte va verso gli ultimi gradi. Questa non è una cosa molto malvagia, soprattutto se siete single, perché Venere e Marte insieme vi hanno portato dentro un ideale dell'amore che, manco a farlo apposta, non è che sia proprio quello. Nel senso che adesso avrete molto probabilmente un brusco risveglio su che cos'è veramente l'amore all'interno del pianeta Terra. Perché quando tutti e due i pianeti che rappresentano un po' la mascolinità e la femminilità dello zodiaco erano all'interno del segno, vi sembrava un po' di essere nel paradiso terrestre. Eva, Adamo, senza vestiti, potete mangiare quello che volete, non vi fa male. L'unica cosa, non dovete toccare l'albero della conoscenza. Va bene, cose tutte cose carine così. In questo momento, quando Venere uscirà, vi accorgerete che in realtà l'amore è anche qualcosa di estremamente pratico. Cioè, il voler bene a una persona è una cosa concreta. E quindi questo riportarvi alla realtà vi darà un po' di vantaggio, molto probabilmente, su quello che è diventato da poco il vostro partner o sul vostro amore familiare, anche in quello rispetto ai figli. Marte rimane all'interno dell'Acquario. Quindi la parte mascolina dell'amore, ma anche quella lì mascolina, quella del lavoro forte, quella dell'impegno, quella del finire i progetti, vi accompagnerà ancora per un po', però è il momento buono per chiuderli. Quindi, cari amici dell'Acquario, cercate di chiudere finché Marte resta nel vostro segno tutti i progetti che avete, tutti. E con questo intendo anche i progetti sentimentali, nel senso che molto probabilmente con la presenza dei due pianeti, Marte e Venere, avete un po' idealizzato quella che è la vostra storia d'amore. Dovete mettere le persone davanti a un opt-out, o ti metti con me, oppure è meglio che cambi aria. Perché quando i pianeti arriveranno all'interno del Toro, ci sarà proprio la resa dei conti. Se però voi, soprattutto quando arriva Mercurio nel Toro, ragazzi, sarà proprio la resa dei conti seria, perché comincerete a capire pure quanto questa relazione vi sta costando in termini di energia, ma pure di soldi. Quindi è il momento ottimo, ancora prima che buono, è il momento ottimo per dare un out-out alle persone. O vi ci mettete seriamente insieme, oppure è meglio che le lasciate andare. Anche per voi, ma in aspetto di semisestile, chiaramente, questo Sole passerà addosso a Nettuno, ci si avvicina molto questa settimana. È un buon momento al fine settimana per andare a comprare cose rivoluzionarie per la casa. Vi direi, amici dell'acquario, è il momento per andare a comprare le piante per casa. Qualcuno dirà: ma perché le piante? O cose simili. Perché le piante sono qualcosa che a volte ci accompagnano anche per 20-30 anni, a volte ci sopravvivono. Quindi stiamo parlando di cose, di oggetti che sono di lunghissima durata. Quindi quello che farete, quello che acquisterete questa settimana, molto probabilmente saranno affari,
su cose che vi terrete e che vi serviranno per molto, moltissimo tempo. Cercate di lavorare, cercate di portare questo aspetto anche nel mondo del lavoro, ovvero cercate di investire su cose di lunga durata, soprattutto cercate di investire su cose di lunga durata all'interno di voi stessi. Perché questa è la cosa più importante. Fidatevi tantissimo dell'istinto, soprattutto negli investimenti. È un buon momento per i nati in acquario di lavorare sulle proprie assicurazioni. Ve la dico in maniera molto americana. Bene, allora, amici dei pesci, sta per arrivare Venere e questo vuol dire nuovi amori, nuovo trasporto, un amore che diventa qualcosa di importante. C'è un problema, che Marte ancora sta nel segno dell'acquario, quindi quando si sgancerà dalla Venere che entra in voi, voi vi sentirete tremendamente innamorati, ma come sempre, capita ai pesci, la passione andrà un pochino con le marce ridotte. Dovete sapere che un nato pesci, una nata pesci, dovete acchiapparla con la passione quando vuole. Cioè, il pesci non è una persona come il leone, il capricorno, in parte lo scorpione, il sagittario, che hanno una linea di passione costante. Hanno dei bellissimi picchi di passione e vanno presi in quel momento. Se vengono pescati in quel momento, i pesci probabilmente danno proprio il meglio di loro in assoluto, sia dal punto di vista strettamente sentimentale che dal punto di vista passionale. Con il fatto che arriva Venere e tra un po' si avvicina a Saturno, quindi probabilmente per il nato in pesci potrebbe iniziare una nuova relazione molto molto importante. Quindi se ci sono alcuni di voi che sono single da tanto tempo, amici dei pesci, dopo questo incontro fatevi un po' l'esame di coscienza, perché sicuramente sicuramente cambieranno cose importanti. Un po' perché Venere si avvicina a Saturno è un po' perché il Sole passa nel vostro segno al di sopra di Nettuno. Probabilmente siete il segno, avendoli tutti e due dalla vostra parte, che vivrà di più questo passaggio. Quindi è molto probabile che cose epocali finiranno. Magari i rapporti di lavoro che sono diventati stretti salteranno per aria con questi due transiti. Potrebbe succedere che amori consumati, come ho già detto, si sfascino, ma in favore di altre relazioni. Vi ricordate, se sentite un po' gli altri segni, ho detto che probabilmente si consumeranno delle relazioni, magari con persone sposate, però queste si consumeranno in favore di relazioni nuove che stanno per nascere. Quindi sostanzialmente i vostri sentimenti saranno delle vere arabe fenici. Si bruceranno, diventeranno cenere e di colpo, come se non fosse finita nemmeno una, si riaccenderà l'altra. Questo vale, cari amici dei gemelli, cari amici dei pesci, anche se state cercando un nuovo lavoro. È possibile che dalle ceneri del precedente possiate prendere molta, molta carburante per riaccendere il fuoco. Quindi fate mente locale sul vostro lavoro precedente, vedete che vi ha lasciato e cominciate, per esempio, a richiamare tutti i clienti che avevate avuto durante il lavoro precedente. Cominciate a richiamare tutti i colleghi che magari nel frattempo si sono messi in proprio e hanno cambiato lavoro. Quindi sfruttate il lavoro precedente dove eravate, oppure i mesi precedenti dello stesso lavoro, è la stessa cosa, ragazzi, per correre in avanti. Mercurio è uscito dal segno e si allontana, vuol dire che dovete progettare. Perché adesso avete dovuto mettere a terra tutta una serie di progetti, chi scrive ha dovuto scrivere tanto, chi suona ha dovuto suonare tanto. Ora è il momento di tornare sul piano teorico. E più Mercurio si allontana e va verso l'Ariete, più questa cosa funziona. I primi giorni la Luna non è male, il weekend potrebbe darvi parecchio fastidio. Quindi state attenti sabato e domenica, perché potrebbe un viaggetto che avevate pensato completamente senza pensieri potrebbe rivelarsi invece difficoltoso. State attenti proprio agli spostamenti, soprattutto se andate in macchina. Non sto dicendo che farete incidenti, attenzione, non mai, lungi da me, però potreste avere qualche intoppo. Quindi controllate minuziosamente
tutto quello che vi serve, come se aveste uno zaino di montagna e dovete controllare tutto quello che ci avete messo dentro. Vi siete portati i panini? Vi siete portati una coperta se rimanete la notte fuori? Vi siete portati i calzini spessi? Ecco, fate l'inventario delle cose prima di partire, perché la possibilità di dimenticarsi qualcosa, anche di importante, è molto concreta. Questa cosa nel fine settimana vale anche per il lavoro, quindi magari chi lavora il fine settimana, siate sicuri di avere tutto al posto giusto. Attenzione a non buttare cose che vi servono, perché è possibile che questa cosa possa accadere questa settimana. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio.